due colleghi alla carriera sono Alessandro Priami e Maurizio Romei. Voi. Trovarsi in queste situazioni per me è una cosa meravigliosa. Ancora oggi riesco a andare sul campo, andare anche a fare un po' di, diciamo, di teoria ai bambini. Per finire la mia carriera, perché io onestamente sono più di 50 anni che faccio l'allenatore. Sicché sono passati tanti anni, tante gestioni, tante situazioni, tanti motivi, tante belle cose, vincita di campionato, retrocessioni, proprio di tutto. Però ritrovarsi così stasera, grazie a degli amici lì intorno a me che mi hanno telefonato e convocato di andare in tutti i modi, appunto, per dire veramente quello che il calcio dà a chi veramente gli vuol bene. E penso che tutti, vedendo tutti questi allenatori giovani di tutte le categorie, che vengono qui e fanno un'annata così, sperando sempre che l'anno dopo sia meglio, e via. E ripeto, io l'ho avuto e ancora tutt'oggi mi sento un po' emozionato, veramente, perché oggi il calcio è il calcio. Beh, io non ho l'età di Priami, neanche come anzianità di allenatore, anche se mi avvicino abbastanza perché sono 43 anni che alleno e proprio in questi giorni facevo un po' un conto con mia moglie Giulietta, dicevo, ma sai che ho superato le 5.000 panchine, perché purtroppo nella mia esagerazione forse anche in un anno faccio anche 170 partite. Quindi chiaramente poi mi fa un po' di conti, in 43 anni sono arrivato a questa cifra. E la fortuna è stata anche quella di poter allenare sempre, perché nessuno ha mai avuto il coraggio di esonerarmi nella mia società. E questa è una battuta, per chi mi conosce naturalmente sa bene che nessuno poteva esonerarmi, a meno che non mi esonerassi io stesso. Ecco il motivo per cui della mia lungimiranza, come della mia lunga carriera come allenatore, perché 43 anni comunque non sono quelli del primo, ma sono tanti lo stesso. Io ringrazio l'associazione AIAC di questo premio, è un premio che mi onora tantissimo, è un premio che comunque mi stimola sempre ad andare avanti, io la passione a me non verrà mai meno di sicuro, e continuerò ad allenare, perché io ho fatto il dirigente per necessità, 43 anni anche di quello, però la mia passione è quella di stare con i giovani, con i ragazzi, di insegnargli prima che il calcio l'educazione sempre, e lo stare insieme, che è un problema fondamentale, soprattutto oggi ancora di più, che insieme stiamo sempre molto meno, e poi quel poco di calcio che so. Questo sì. Grazie a tutti.